avevo smesso di occuparmi di corse d'automobile, cosa che avevo fatto per 40 anni della mia vita. E un bel giorno degli amici mi hanno portato in Puglia, dove io non ero mai stato. E mi è talmente piaciuto non solo il posto, ma l'accoglienza, la simpatia, la ricettività delle persone di qua, che ho deciso piano piano di trasferirmi qua. E ho cominciato prima un mese, poi 2 mesi, poi 4 mesi e poi mi sono trasferito qua definitivamente. È un agriturismo che è anche un'azienda agricola biologica che si chiama Masseria Camarda, dove riceviamo un sacco di ospiti e un sacco di appassionati che vengono anche per conoscere me, fra l'altro. I miei sogni di quell'epoca erano di correre in automobile, era proprio un obiettivo che mi ero posto e non si poteva correre fino a 18 anni finché non si aveva la patente. Ho corso nella velocità in pista, nella velocità in salita e ho fatto solo 2 rally nella mia vita, se no correvo sempre nelle gare di velocità e avevo vinto anche un campionato italiano, questo era tantissimi anni fa. Devo dire che facendo le corse ogni tanto mi accorgevo che mi mancava sempre qualche cosa e dicevo, ma certo che se ci fosse uno che fa queste cose magari si potrebbe migliorare ancora di più il risultato. E allora ho cominciato a fare anche quello e di organizzare le gare degli altri e poi ho scoperto che era diventata una mia specialità e l'ho proseguita per tanto tempo. Nell'ambito della Lancia c'era un club riservato a chi aveva posseduto più di 6 macchine Lancia comprate nuove dalla fabbrica che univa e che si chiamava High Fidelity. Io ho preso quelle 2 iniziali e ho fatto HF squadra corsa. All'inizio eravamo veramente noi 3, più piano piano abbiamo preso 2 meccanici e avevamo un piccolo capannone, ci hanno dato la Lancia, ci hanno dato un piccolissimo capannone senza attrezzature, senza sale prova, senza sollevatore, avevamo veramente poca roba. Le macchine allora le facevamo preparare all'esterno, da Facetti a Bresso vicino a Milano o da Bosato a Torino. E noi facevamo solo la manutenzione e piano piano ci siamo staccati da questa formula che ha dato vita all'inizio dell'HF Squadra Corse e abbiamo cominciato a correre con delle macchine che facevamo noi. Però nel frattempo la Fiat aveva comprato la Lancia, per cui mi ha chiamato il direttore del personale della Fiat, mi dice non abbiamo più bisogno di lei perché ormai la Lancia è diventata di nostra proprietà e noi sappiamo come fare. Le diamo 3 mesi di tempo per cercarsi un posto, però sappia che fra 3 mesi il suo rapporto qui è finito. A quell'epoca era stagionalmente c'era il Salone dell'Automobile di Torino, che era un grande evento in cui comparivano tutti i costruttori, e dico, beh, vado lì. Mentre faccio questo giro, vedo un corteo che arriva con tutti i fotografi, la televisione che riprendevano, ed era l'avvocato Agnelli che stava facendo il giro anche lui del salone. Allora, non lo conoscevo io a quell'epoca. E lui mi vede e mi fa, ma lei è Fiorio? Dico, sì, sono io. Beh, dice, adesso farà vincere qualcosa anche a noi. E io lo guardo e dico, guardi, l'avrei fatto volentieri, ma mi avete licenziato, per cui io sto cercandomi un altro posto. Lui guarda il direttore generale che era a fianco suo, il quale anche lui non ne sapeva niente, fa una battuta e proseguono. Però passa una settimana e mi richiama il direttore del personale e mi dice ha trovato un posto. Dico, ma non ancora, però mi sto dando da fare, ho 2 o 3 contatti. Dico, guardi, abbiamo deciso che lei rimane con noi, se lei vuole fermarsi. E non solo, ma gli daremo anche la responsabilità, oltre alla squadra Corse Lancia, anche del team Fiat. E tutto verrà trasferito presso l'Abarth. E lì siamo andati. Ho continuato il lavoro che facevo con la Lancia, ho portato a termine tutta l'evoluzione della macchina, ho fatto correre la Stratos, poi ho fatto correre la 131, poi ho fatto correre la 037, poi ho fatto correre la S4, poi ho fatto correre la Delta 4WD, poi il Deltone, cioè tutte macchine che hanno tutte riportato la vittoria nel campionato del mondo rally. E nel frattempo facevamo anche gli sport prototipi però, e questi sport prototipi ce li facevamo progettare dall'ARA e noi facevamo tutto il resto, le sospensioni, il telaio, i motori. Fra i rally e gli sport prototipi abbiamo vinto 18 titoli mondiali.
uno dei più grossi problemi nel fare la strada tra Lancia e Fiat non c'era un motore idoneo. Allora un bel giorno sono andato a Maranello da Enzo Ferrari. Ho scoperto incredibilmente che lui sapeva tutto di noi. Ha detto: bene, voi fate molto bene perché vincete tante gare e spendete pochi soldi. Ho detto: bene. Quando ho capito che aveva questa idea di noi, ho detto: sì, ma noi siamo senza motori. Ci darebbe uno dei suoi motori per fare una macchina così avveniristica come gli ho descritto leggermente come veniva la Stratos? E lui mi ha detto: sì, ve li diamo i motori. E non li aveva mai dati a nessuno. I motori Ferrari siano stati gli unici, i primi e gli unici ad avere i motori dati dalla Ferrari. A quell'epoca l'Audi dominava la scena dei campionati del mondo rally. Con le quattro ruote motrici ha vinto un sacco di gare e il campionato del mondo. E nel frattempo io dicevo: ma noi non abbiamo questa tecnologia in casa, non abbiamo ancora abilitata per poter gareggiare a questo livello, però possiamo fare una macchina che gli può andare contro. E allora abbiamo ideato e costruito la 037, perché avevamo già l'esperienza della Lancia Stratos, per cui era una macchina costruita molto leggera, 300 kg più leggera dell'Audi, col motore centrale, posteriore, grande visibilità, grande manovrabilità. E con quella macchina lì, nell'83, abbiamo battuto le Audi. Quella era stata una roba storica nella storia dei rally. Era questione di essere una macchina solida, dei meccanici bravi, tecnici progettisti adeguati. Terra, fango, neve, sassi, asfalto. Questi i terreni su cui Lancia Rally impara a muoversi. Mi ricordo un episodio durante una gara sulla terra, dove eravamo noi in testa. E un bel momento vedo arrivare alla nostra assistenza, cioè dentro le macchine che stiamo facendo l'assistenza, sono sollevato sui sollevatori, una macchina, dentro c'è il responsabile dell'Audi. E io volevo dirgli: guarda che voi siete 300 metri più avanti, qui è la Lancia. Invece lui scende dalla macchina, corre, e dove va? A guardare sotto la nostra macchina, perché gli avevano detto, e lui ci aveva creduto, che anche noi avessimo le quattro ruote motrici. Ha visto che avevamo solo la trazione dietro, ha detto, e se n'è andato. Ha detto: guarda, l'Audi è 300 metri più avanti. Nei gruppi B, a parte il nostro evidentemente, c'erano stati altri 5-6 incidenti abbastanza gravi, sia in Corsica l'anno prima, sia in Inghilterra, sia in Germania, c'è stato un po' di tutto. Noi siamo stati tra le vittime di questa eccessiva velocità di queste macchine. Quando la federazione ci ha comunicato per questioni di sicurezza, dal 1 di gennaio, queste macchine non possono più correre. E io accettai questa decisione. E noi dovevamo individuare una macchina. E la prima gara, con questo nuovo regolamento, era sette mesi dopo, perché era il Rally di Monte Carlo, che allora era un grandissimo evento che apriva la stagione. Corri di qui, corri di là, cerca la macchina, individuiamo questa Delta 4WD. E a Monte Carlo ci siamo presentati con una macchina totalmente nuova, totalmente innovativa, e noi vincemmo quella gara, per nostra fortuna. E di lì poi vincemmo anche il campionato del mondo, sempre con la Delta. La Targa Florio era una grandissima gara di campionato del mondo sport prototipi. E Enzo Ferrari mi aveva chiamato se poteva andare a dirigere la sua squadra, perché è una roba un po' più simile alle gare che fate voi. Noi non abbiamo questo tipo di esperienza. Io ero andato e avevamo vinto questa gara con l'equipaggio di Arturo Merzario e Sandro Munari. Avevano vinto loro. Però poi io avevo continuato il mio lavoro con la Lancia. Enzo Ferrari era purtroppo deceduto e a un certo momento ero al Rally del Portogallo ed eravamo in testa alla gara, ed era un sabato e la gara finiva la domenica mattina. E il sabato sera vengo raggiunto da una telefonata da Romiti, che era capo di tutto il gruppo Fiat di quell'epoca, e mi dice: ho bisogno di parlarle subito.
E io dico, ma io sono in Portogallo, siamo in testa alla gara, la gara finisce domani. No, 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 molli tutto e venga qua che deve parlare con me. E mi ha detto, avremo bisogno di lei alla Ferrari, è disponibile? E dico, certo che sono disponibile. Adesso riorganizzo un po' le cose in Lancia. E... No, 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 se è disponibile, è disponibile da domani. Domani deve presentarsi lì. Allora ho detto, certo che mi presento lì. Vado a casa, mollo tutte le valigie, tolgo tutti i vestiti con scritto Lancia, mi vesto in maniera anonima e vado a Maranello. E lì ho cominciato la mia avventura con la Ferrari. Il potenziale che aveva quella macchina era molto elevato, ma l'affidabilità nel suo complesso era molto scarsa. Effettivamente il mio primo tentativo è stato di coinvolgere Giampaolo Dallara, con cui avevo collaborato all'epoca della Lancia, aveva fatto con noi delle bellissime scelte, tipo la LC1 con cui avevamo vinto il mondiale Sport Prototipi. E lui però aveva appena aperto la sua struttura vicino a Modena e mi ha detto non posso venire, ho appena assunto alcuni dipendenti e non posso sparire io mentre c'è questa azienda in piedi, per cui non è venuto. Questa è la carrozzeria della macchina di Nigel Mansell, che ha vinto il Gran Premio del Brasile e l'ha vinto nell'89. Ed era, poi però abbiamo modificato la macchina, le prese d'aria del motore, e per cui questa macchina andava dismessa, che voleva dire buttata via. Ho detto no, no, me la porto a casa io e ce l'ho ancora da allora. Poi il Brasile l'abbiamo poi vinto l'anno successivo, ma non più con Nigel Mansell, ma bensì con Alain Prost. Infatti se guardi questa foto, è sempre il Gran Premio del Brasile, con Prost che correva con noi, che l'aveva vinto. Questo è Ayrton Senna che correva con la McLaren, che era arrivato secondo. Questo che sono io con la Coppa. Questo è quando questa macchina qua ha tagliato il traguardo. Io mi ho preso anche la multa, perché avevo scavalcato il muretto e ero salito in mezzo alla pista per festeggiarlo, che non si poteva fare. Non si può fare neanche, adesso è addirittura chiuso, c'è una rete, ma allora non c'era la rete, allora si poteva scavalcare. Nel frattempo, qual era il miglior pilota che c'era a quell'epoca? In assoluto era Ayrton Senna. E qual era uno dei motivi per averlo? Non solo che era più bravo degli altri, ma era anche quello di non averlo contro, diciamo così, non averlo come avversario. Quello che mi ha veramente colpito a suo tempo è stato che tutta la trattativa per averlo alla Ferrari, quanto prendere, cosa fare, quali responsabilità, quali tecnici fanno la macchina, chi è l'altro pilota che gli corre insieme, tutte queste cose le abbiamo discusse Ayrton e io, senza manager, senza avvocati, nella sua casa di San Paolo in Brasile o nella sua casa di Monte Carlo lì, perché non potevamo farci vedere a trattare sui circuiti. Poi però la Ferrari mi ha stoppato questa operazione e io ho lasciato la Ferrari. Se devo dire, l'unico difetto di mio figlio Alessandro era di chiamarsi come me. Lui era sicuramente, secondo me, un pilota straordinariamente bravo. In effetti è riuscito a vincere il campionato del mondo con una macchina privata. In motonautica ho corso per 18 anni, per cui mentre facevo quel mestiere lì con le squadre corse Lancia, Fiat, nei prototipi, nei rally e in Formula 1, nel frattempo io, quando avevo una domenica libera, andavo a correre in motonautica. Ho vinto le grandi gare che c'erano allora di motonautica, tipo la Viareggio, Bastia Viareggio, la Caustor Key, la Miami Nassau, cioè tutte le gare importanti. Però c'era un obiettivo che mi ero posto, che era quello di riuscire a conquistare il nastro azzurro dell'Atlantico, che era una roba che si faceva da 200 anni e in Italia non era mai venuto. Un bel giorno mi chiamano dalla Azimut Benetti e mi dicono noi avremmo fatto una barca per cercare di battere questo record. Vuoi guidartela tu? E io dico certo che vengo. E sono andate, però purtroppo si è rotto uno dei motori e pur essendo la nave di Azimut Benetti molto ben costruita e ben competitiva, il traguardo non è stato raggiunto. Però In quell'esperienza lì avevo imparato tantissime cose, avevo detto ecco le cose da fare ed ecco le cose da non fare.
dice, speriamo che il prossimo che vuol fare questa sfida chiami me e non chiami un altro. E per fortuna la Gahana ha chiamato me. Io sono arrivato con un bel quadernone di allora bisogna fare così, così, così. Non, questo non bisogna farlo, quest'altro nemmeno. E bisogna fare un equipaggio così, eccetera, eccetera. E così è stato fatto. Poi abbiamo con la Fincantieri che ha costruito la nave. Ed è stata una nave veramente avveniristica, con nave destriero, con le motori a turbina che venivano dall'aeronautica, erano state marinizzate dalla General Electric, e anziché le eliche avevamo gli idrogetti, che era una novità assoluta per quell'epoca. Il record è tuttora imbattuto, sì. 58 ore, 34 minuti e 50 secondi. La musica è sempre stata una mia passione. In effetti ho suonato un po' tutti gli strumenti. Suonavo i sassofoni, suonavo la batteria, suonavo il contrabbasso, suonavo un po' di tutto. E anzi, un bel momento avevo fatto anche un piccolo gruppo di jazz. E io suonavo il sassofono e il trombettista era Enrico Rava, che è un grandissimo artista di questa specialità ancora adesso. Infatti ogni tanto ci incontriamo e ci ricordiamo i passati trascorsi insieme. È stata sempre una mia passione, però certamente quando ho cominciato a fare pesantemente il lavoro con le corse automobilistiche ho dovuto abbandonare la musica perché mi portava via troppo tempo.